All'aria aperta nella città di Pietro, in una pioggia di luci che annuncia il Natale anche in tempi di Covid. Lo scenario della mostra 100 presepi in Vaticano è suggestivo ed è un segno di speranza, dice l'arcivescovo Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Questo è un Natale diverso da tutti quelli che abbiamo vissuto in questi decenni scorsi. È un Natale però che non ci fa sentire soli perché siamo in quella solidarietà di sofferenza con il mondo intero. Il presepe che racconta la Natività non è un concetto immutabile. Maria, Giuseppe e il bambin Gesù appaiono nei vicoli della Roma ottocentesca e persino in una tenda della Protezione Civile, allestita tra le macerie di Amatrice colpita dal terremoto del 2016. Trovano persino riparo all'interno di un estintore in un presepe realizzato dai vigili del fuoco. Passiamo dall'argilla, dal cartoncino, dal polistirolo, anche al materiale riciclato, come hanno fatto i bambini delle scuole, molti bambini delle scuole che hanno partecipato. Artigiani di tutto il mondo hanno arricchito la 43esima edizione della mostra, che ha portato Betlemme e il suo messaggio d'amore sotto il colonnato del Bernini a Roma.